un coro natalizio che ha unito due generazioni. È stato al centro dello spettacolo Natale senza decoro, organizzato da Rotaract Firenze Bisenzio e dal Rotary Club Lorenzo il Magnifico. Carolina, Giovanni, Concetta, Pietro, Irene, Giovanna, Virginia. Quindi bene, insomma, anche questa collaborazione tra persone, diciamo diversamente giovani e ragazzi comunque under 30 è stata molto stimolante. Poi io ho cercato di creare varie situazioni in modo tale che non risulti, con tutto rispetto, una messa natalizia, ma uno show appunto un po' più dinamico. E la sfida è stata appunto trovare anche canzoni e situazioni che potessero andare bene per persone over 50 e per ragazzi un po' più giovani. Gli incontri di preparazione e le prove tra i novelli coristi hanno avuto inizio già questa estate, in un clima di assoluta spensieratezza. Ci sono stati dei momenti particolari perché dove andavamo a provare naturalmente non c'era il pianoforte o dovevamo reinventarci in qualche modo. Una volta abbiamo trovato addirittura una pianola che sembrava quasi un organetto e è stato molto esilarante sinceramente in quel momento. Il risultato è stato uno spettacolo simpatico e piacevole, alietato da momenti di fresca comicità. Diciamo, questo esperimento, diciamo, è un numero zero, ma che potrebbe diventare un numero uno. Diciamo, speriamo che i giovani non ci facciano fare brutta figura, perché noi senz'altro noi siamo bravi. Orgogliosi dei giovani. Oggi è un giorno fantastico. Una serata in allegria che riscopre la vera ed autentica essenza del Natale, il dono. Vogliamo devolvere tutto il ricavato ad Artemisia, che è un centro antiviolenza, il quale garantisce l'assistenza a donne e bambini che hanno subito violenza, per l'appunto. Oh, guarda che c'è, il grande dottor Roberti, come va? Facciamo un applauso. È un coro natalizio, è in un momento molto bello che è quello del Natale, per partecipare e far vedere che siamo vicini a persone che hanno subito violenze oppure che tuttora sono in situazioni di criticità. L'associazione Artemisia, attiva a Firenze già dagli anni 90, è punto di riferimento per tutte le donne e i bambini vittime di violenza. Nel concreto noi abbiamo un centralino che è sempre aperto e che riceve eventuali richieste d'aiuto e individuano il percorso da fare. In qualche caso c'è bisogno di assistenza immediata, abbiamo due case rifugio a indirizzo assolutamente sconosciuto tranne dalle operatrici delle case, e le ricoveriamo loro con eventualmente i loro bambini nella casa rifugio, e lì dobbiamo poi fornirgli tutto, dal cibo ai vestiti all'aiuto per i bambini. E ovviamente hanno perso il lavoro se ce l'avevano, quindi poi si tratta di fare interventi psicoterapeutici per superare la fase di crisi personale. E poi trovare lavoro, dargli da mangiare, dargli vestiti, trovargli una nuova casa, assisterli legalmente.